Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. La Campania da domani 15 novembre è zona rossa. Dalla mezzanotte di oggi si torna al lockdown. Bisognerà stare a casa. Stop alle attività commerciali e ai servizi non essenziali. La notizia ha fatto scattare però questa volta, forse anche più del precedente lockdown, una vera e propria corsa agli acquisti. Questa mattina traffico un po' ovunque con lunghe code di auto. Guardate questo servizio. È iniziato il conto alla rovescia per la zona rossa, pronta a scattare alla mezzanotte. Salerno, come tutta la Campania, si prepara a vivere un nuovo lockdown, sebbene in tanti non giudicano la nuova ordinanza come la chiusura trascorsa nei mesi di marzo ed aprile. La notizia, presa nel pomeriggio di ieri, ha fatto scattare una vera e propria corsa agli acquisti. Un sabato da vivere intensamente, come se non ci fosse un domani, è la percezione vissuta questa mattina un po' ovunque. Lunghe code di traffico nei diversi quartieri della città, auto incolonnate, tanta gente in strada, file ovunque per gli acquisti. Comportamenti che per tanti non fanno ben sperare anche per i prossimi giorni, quando bisognerà osservare una serie di restrizioni. L'obiettivo da raggiungere resta sempre quello di limitare il contagio ed evitare di sovraccaricare le strutture sanitarie del territorio, ma anche questa volta serve la responsabilità di tutti. Avvisare tutti, insomma, la popolazione così d'amblè ha reso invece la giornata di oggi molto più pericolosa poi per i contagi che si andranno a registrare nelle settimane successive, perché c'è un traffico pazzesco, tutti i supermercati sono sovraffollati e credo che, diciamo, rendere Salerno zona rossa così all'improvviso ha peggiorato poi la situazione, benché io credessi che la rendessero anche molto prima. Forse andava fatto un avviso progressivo, ecco. Secondo lei oggi stanno vivendo il sabato come se non ci fosse un domani? diciamo, un sabato liberatorio, l'ultimo per poter stare in giro e forse anche per fare, diciamo, spese nel caso in cui non si potesse uscire poi nei giorni a venire, insomma. Anche se ho letto che i supermercati saranno aperti, è un lockdown un poco più leggero di quello che abbiamo vissuto a marzo scorso. Come ha preso questa notizia della zona Facciamo una rossa? spesa alla 10 giorni, basta così. Solo una volta 10 giorni usciamo fuori. Perché siamo 3 o 4 mesi che siamo nell'inferno qua, quindi chiudono pure qua e non lo so, non lo so più, sono disorientata ormai. La notizia è arrivata troppo tardi, secondo lei? Infatti, non lo so se è troppo tardi o è stata una specie di giro in giro. Non Secondo lei ci sarà meno gente in strada a partire da lo domani? so. No, assolutamente no. Ormai la gente non chiede più e non domanda più. E tira avanti così. Secondo me forse prima bisognava chiudere, credo, però perché ci sono le feste di Natale più per i commercianti, purtroppo, e per chi fa la professione libera, diciamo che non Secondo so. lei sarà facile far rispettare tutte le Non regole della credo, zona rossa? non credo. Spero di sì. Spero che le persone si passano la mano sulla coscienza, però vedo no. Penso di no. Aspetterà strade vuote a partire da domani. Vabbè, non fa niente, ma se questo basta ma non credo che 15 giorni, penso, che basteranno, penso. Io credo che si doveva fare prima, più per i commercianti, perché sotto le feste di Natale, mi sembra. Poco bene, però se è necessario va benissimo. È venuta un po' di rabbia ieri quando l'ha saputo, Certo, oppure è una decisione no, ma attesa? ero già preparata in verità. Va bene così, ci vuole. Dobbiamo stringerne la cinta. E piano piano. Oggi ultima passeggiata al mercato. Sì, ultimi acquisti e poi ci chiudiamo. Vabbè, era una notizia che comunque stava già nell'aria, una soluzione che andava presa perché onestamente con questa pandemia e soprattutto con questo aumento di contagio in Campania e in Italia. Secondo me è una soluzione ideale. Come l'ho presa? È male come tutti, perché stare a casa, rispettare le regole, insomma, sperando che quest'ultimo lockdown, quest'ultima chiusura possa risolvere i problemi.
dappertutto. Ma lei realmente si attende un lockdown come quello passato che abbiamo già avuto? Davvero da domani secondo lei ci sarà meno gente in giro? Io penso di no, penso che questo lockdown sia un po' più leggero rispetto a quello che fu a marzo, ad aprile. Dipende anche dalla coscienza di ognuno di noi. Questo è fondamentale perché portare, voglio dire, se noi non collaboriamo, noi come persone possono chiudere, possono fare quello che vogliono, ma alla fine il problema sta lì. Purtroppo il contagio è arrivato all'infinito e dobbiamo risolvere in questo modo. Penso che non sia la stessa cosa come successe a marzo, dipende dalla coscienza di ognuno di noi. Che bisogna fare? Bisogna accettare e basta, non c'è alternativa. Secondo lei le persone osserveranno il decreto? Speriamo. Le persone per bene civili, penso di sì. Purtroppo non ce ne sono molte, questo è il problema. Ultima spesa oggi, ha tanti impegni prima di domani? No, tutto a posto. Tanto il mercato continua, non finisce qua. E torneranno dunque le autocertificazioni con cui bisognerà giustificare tutti gli spostamenti che saranno vietati fuori dal territorio comunale, salvo comprovate necessità. Da stanotte zona rossa per la Campania e da allora andiamo a ricostruire nel dettaglio cosa prevede l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Speranza. Da domani la Campania torna in zona rossa, torneranno dunque le autocertificazioni con cui bisognerà giustificare gli spostamenti che saranno vietati fuori dal territorio comunale, salvo comprovate necessità. All'interno del proprio comune ci si potrà spostare per motivi di lavoro, salute e necessità, come ad esempio fare la spesa o andare in chiesa. I luoghi destinati al culto religioso restano aperti, ma, come ha precisato Monsignor Bellandi, non si potranno celebrare cresime, prime comunioni e matrimoni. Per le nozze, però, eccezionalmente si potrà derogare al divieto chiedendo autorizzazione alla curia e comprovando la richiesta con motivi di grave necessità. Potranno essere celebrati invece i funerali. Non si potrà uscire di casa per far visita a parenti o amici né incontrarsi con questi ultimi in qualsiasi luogo, chiuso o aperto. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza se prevista. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Si deve sempre essere in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti anche mediante autodichiarazione. Restano aperte edicole, tabacchi, supermercati, farmacie, parafarmacie, lavanderie, barbieri, parrucchieri, negozi di abbigliamento per bambini, ma anche negozi per il commercio al dettaglio di saponi, detersivi, ottica, fotografia, di biancheria personale, libri, articoli igienico-sanitari, computer e ovviamente distributori di carburante. I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle ore 5 alle 22 per la consegna a domicilio senza orario, ma che deve comunque avvenire rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. E l'ordinanza, diversamente dal precedente lockdown, lascia aperti parrucchieri e barbieri. Stop invece ai centri estetici, attività regolari anche per gli ambulanti delle aree mercatali, come testimoniavano anche le immagini effettuate questa mattina, solo però per il settore agroalimentare, fatto salvo ordinanze più restrittive dei sindaci. Sentiamo. Più volte invocata la zona rossa, intanto arriva, ma non tutti la digeriscono bene. Per la verità noi l'avevamo chiesta, come giustamente aveva detto il Presidente De Luca, intorno al 15 ottobre per salvare il Natale. Oggi andiamo nella disperazione totale perché non sappiamo se si salva il Natale. Speriamo di sì, che duri solo questi 15 giorni, che possa dare l'effetto sperato e quindi il calo dei contagi. Con la speranza che fra 15 giorni si possa ritornare in zona arancione, in zona gialla e quindi rifar ripartire l'economia del commercio ambulante. Scatta la zona rossa, così come per le altre attività commerciali, anche il mercato sarà interessato da restrizioni. Potranno essere qui, ad esempio, al mercato di Via Robertelli, solo gli ambulanti del settore agroalimentare. In tutti i mercati della regione possono restare aperti solamente gli operatori del settore alimentare, quindi frutta, verdura, pesce, articoli
alimentari. Ovviamente al di fuori delle aree mercatali è possibile fare il commercio su posteggi isolati di altri tipi di prodotti merceologici, se però gli operatori hanno la concessione. Mentre il commercio in forma itinerante è possibile farlo solo ed esclusivamente nel proprio comune. Al momento non c'è ancora tanta chiarezza relativamente al decreto che impone la zona rossa alla regione Campania. In alcuni comuni della provincia i sindaci con apposite ordinanze avevano già decretato la chiusura dei mercati. Sì, effettivamente i sindaci avevano decretato la chiusura dei mercati e noi per questo avevamo fatto richiesta di un incontro al prefetto. Nello stesso tempo avevamo indetto uno sciopero, che a questo punto dobbiamo per forza di cosa rinviare, però non rinviamo la possibilità di un incontro con il prefetto e con l'ANCI per chiarire che almeno in questa fase nei mercati possono rimanere aperti il settore alimentare, perché le ordinanze dei sindaci ha chiuso anche quello. Qual è stata la reazione degli ambulanti stamattina quando lei ha avuto modo di incontrare tanti di loro? Beh, in parecchi purtroppo ci hanno rappresentato che non sanno se riapriranno. Qualcuno ha speso soldi e quindi ci ritroviamo nella stessa condizione di febbraio-marzo, quando avevamo fatto acquisti per il periodo primaverile. Ci ritroveremo merce a terra e non sapremo quando poterla vendere. Ovviamente la reazione è di persone che hanno bisogno più di certezze che di balletti di responsabilità o di varie ordinanze che vengono emesse dalla sera alla mattina. Questo è il nostro problema, un problema più che altro psicologico sta diventando. Barba sì, pedicure no, è incomprensibile l'esclusione degli estetisti che operano nelle zone rosse. Anche la CNA di Salerno condivide pienamente con il gruppo estetiste guidato da Loretta Capaccio l'istanza sostenuta a livello nazionale dall'Unione Benessere e Sanità contro la decisione del nuovo DPCM che sulle misure di contenimento consente ai parrucchieri di proseguire l'attività anche nelle zone rosse ma non ai centri estetici. Si tratta di servizi alla persona che hanno sempre garantito il massimo rispetto dei protocolli di sicurezza e non rappresentano in alcun modo fonte di contagio, come rivendicato da CNA, Benessere e Sanità. Anzi, in moltissimi casi le misure di sicurezza adottate da questi artigiani sono più stringenti e rigorose rispetto a quanto prevede la normativa. Sulla scorta di quanto dichiarato, la CNA di Salerno chiede l'immediato reinserimento delle attività di estetista tra quelle consentite anche nelle zone rosse. Ed ora ci spostiamo a Cava dei Tirreni perché fa ancora discutere la questione legata alla rianimazione dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo ed allora la minoranza a Palazzo di Città chiede la convocazione di un consiglio comunale monotematico. Un consiglio comunale monotematico per fare il punto della situazione sullo stato di salute dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni e sulle lacune che riguardano la sanità territoriale nella città metelliana. E questa la richiesta avanzata nei giorni scorsi dai consiglieri comunali di opposizione. Attenzione puntata in particolar modo sul nosocomio cittadino all'indomani della chiusura temporanea del reparto di rianimazione ed il conseguente trasferimento del personale all'ospedale da Procida di Salerno per far fronte all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. Quest'oggi sicuramente era un consiglio comunale istituzionale dove dovevamo appunto effettuare alcune pratiche di rito, tra cui le elezioni del presidente e del vicepresidente, quindi non c'era l'opportunità di parlare di ospedale. Però la nostra intenzione è quella di richiedere la convocazione di un consiglio comunale monotematico per parlare di tutta la sanità sul territorio cavese, non solo dell'ospedale cittadino che recentemente ha visto privarsi del reparto di rianimazione, ma di parlare anche e soprattutto dei servizi territoriali, della risposta che stanno dando le USCA ai cittadini cavesi, della risposta dei medici di base, se ci sono flowchart
da seguire e perseguire per poter svolgere al meglio le funzioni sul territorio cavese. Beh, c'è tanto da dire e quindi vorremmo affrontare questo argomento. L'amministrazione comunale ed in particolar modo il presidente del Parlamentino cittadino Adolfo Salzano ha già raccolto l'invito della minoranza e nelle prossime ore provvederà a convocare l'assise. La prossima riunione del Consiglio comunale tuttavia si terrà in modalità telematica. Giusto il tempo di ambientarmi, di vedere la stanza, poi li convocherò perché in effetti so che loro hanno presentato una richiesta per un Consiglio comunale monotematico sull'ospedale, cosa che io condivido in pieno e condivide anche sicuramente anche il sindaco e la maggioranza. Anticipavo di il contributo anche con il Presidente della Regione, dove ho tenuto a mettere i puntini sulle i sia io che il sindaco. Cioè, in effetti noi abbiamo giustamente dobbiamo pagare un tributo per questa maledetta malattia, questo virus che ci sta veramente assillando, e quindi abbiamo trasferito momentaneamente questi rianimatori e anestesisti e che stanno manca a farlo apposta, purtroppo curando anche i cittadini di Cava dei Tirreni che sono stati ricoverati al da Procida. Però immediatamente dopo sicuramente dovranno fare ritorno nel nostro ospedale, ma questa è una cosa che già ha fatto il sindaco soprattutto, e mi consta di persona che è stato un intervento ma molto molto duro, e quindi c'è stata già una rassicurazione in questo senso. Penso che al di là dell'ospedale noi dobbiamo vederci anche per affrontare anche altri tipi di problemi. E ieri invece si è tenuto il Consiglio Provinciale di Salerno, presieduto dal vicepresidente Stanziola, proprio in sostituzione del presidente affetto da Covid, il presidente Stranese. Un consiglio provinciale che ha affrontato diverse tematiche, tra i punti all'ordine del giorno la richiesta anche di poter attivare dei macchinari per tamponi rapidi in 3 ospedali della provincia di Salerno. Sentiamo. A Salerno ieri Consiglio Provinciale con la presidenza della seduta affidata eccezionalmente al vicepresidente Carmelo Stanziola anziché al presidente in carica vista l'indisponibilità a causa del Covid di Stranese. Diversi gli argomenti all'ordine del giorno, tra cui anche la dotazione dei presidi ospedalieri che insistono sul territorio provinciale di macchinari idonei a processare celermente i tamponi. Come da proposta del vicepresidente, l'intero Consiglio Provinciale all'unanimità si è espresso a favore della proposta presentata al punto 5 affinché l'ente provincia si faccia promotore presso l'ASL di Salerno per la dotazione dei presidi ospedalieri di Sapri, Sarno e Battipaglia del macchinario per la diagnosi molecolare rapida a supporto in particolare degli operatori sanitari in questa fase di emergenza Covid. Una richiesta che inizialmente includeva l'ospedale di Rocca d'Aspide, nel frattempo però già individuato come destinatario di un nuovo apparecchio in fase di acquisto, dopo la diatriba venutasi a creare con l'ospedale di Polla, a cui è stato poi assegnato il macchinario. Data quindi la conferma del prossimo arrivo a Rocca d'Aspide del macchinario molecolare, su proposta anche dei consiglieri provinciali approvata, si è deciso di virare l'attenzione su Battipaglia. Altro punto all'ordine del giorno anche la nomina del membro del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro come delegato della provincia di Salerno all'interno del Consiglio dei Delegati dell'ente consortile, in sostituzione del dimissionario Gianfranco Cavallone che ha lasciato il suo posto all'interno dell'ente lo scorso gennaio per motivi personali. La scelta del delegato dell'ente consortile valdianese, così come dei 3 delegati del consorzio Destra Sele, avvenuta tramite voto, pur essendo al 12° e 13° punto all'ordine del giorno, sono stati rinviati come ultimi argomenti prima della chiusura della seduta. Al termine quindi dell'approvazione degli oltre 70 punti si è proceduto con la scelta dei delegati. La scelta della maggioranza come nuovo membro del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, unici ad aver diritto al voto sulla questione, è ricaduta su Nicola Del Negro con voti unanimi della maggioranza, ossia 11-11. Tra gli altri temi è anche la questione sollevata dal Comitato Pendolari del Vallo di Diano con la provincia di Salerno, che si è fatta promotrice di sollecitazione verso il comune di Battipaglia, la regione Campania e Ferrovie dello Stato di individuare al più presto soluzioni più idonee e agevoli per i pendolari valdianesi costretti a lunghi tragitti a piedi tra la stazione e la fermata del bus sostitutivo.
Ed ora ci spostiamo a Teggiano, che purtroppo si è svegliata con una brutta notizia. Aveva 21 anni, per lei si erano mobilitati in tanti anche ieri per donare il sangue. Federica non ce l'ha fatta, la giovane 21enne di Teggiano, che era rimasta gravemente ustionata dopo aver acceso il camino con l'alcol, è deceduta all'ospedale Cardarelli di Napoli. Il Vallo di Diano tutto piange la giovane vita di Federica Tropiano, la ragazza 21enne di Teggiano che sabato scorso è rimasta vittima di un drammatico incidente domestico in tenda ad accendere il fuoco. Questa mattina la terribile notizia che ha scosso tutto il territorio e non solo la sua Teggiano, rimasto senza fiato nell'apprendere del tragico epilogo della vicenda. Il cuore della giovane Federica ha cessato di battere nella notte a seguito delle complicazioni derivanti dalle gravi ferite riportate nell'incidente di sabato scorso. La ragazza, infatti, mentre era in tenda ad accendere il fuoco, è stata raggiunta improvvisamente dalle fiamme che in un attimo hanno avvolto il suo corpo, procurandole gravi ustioni su oltre il 65% del corpo. Immediati soccorsi con la 21enne, che è stata prima trasportata presso l'ospedale Luigi Curto di Polla, da dove poi è stata trasferita presso il reparto Grandi Ustioni del Cardarelli di Napoli. La sua vicenda ha messo in risalto la grande generosità di un territorio che, nell'apprendere delle gravi condizioni della ragazza, si è immediatamente messo in moto per le donazioni di sangue, con la raccolta effettuata sia presso il centro trasfusionale di Polla che presso il Cardarelli di Napoli. Dopo aver subito diverse operazioni, le sue condizioni sembravano in miglioramento. Nella notte, però, sono sopraggiunte complicazioni che hanno aggravato il quadro clinico fino al sopraggiungere della sua morte. Tutto il Vallo di Diano era in apprensione per la giovane, a cui si sentivano legati da un filo indissolubile, speranzosi di poter gioire per il suo rientro, restando in trepidante attesa. Una speranza che si è spenta questa mattina al diffondersi della terribile notizia, ferendo il cuore di tutti i suoi concittadini e di tutto il territorio, che attraverso i messaggi di cordoglio e dolore espressi attraverso i social network hanno voluto stringersi al dolore inconsolabile della famiglia. Sul sito del comune di Teggiano l'annuncio della morte della giovane ragazza è in segno di cordoglio e dolore. La cara concittadina Federica non è più, si legge nel messaggio dell'amministrazione comunale. La triste e feroce notizia lascia la nostra comunità attonita, conscia di aver perso tanto del proprio futuro. Giunga alla famiglia il senso del più accorato cordoglio di tutti i teggianesi. Queste le parole di cordoglio espresse dall'amministrazione comunale, rimarcando anche come, nel ricordo di Federica, si ridesti in tutti il senso di appartenenza alla cittadinanza e di effettiva presenza della solidarietà umana e sociale che la società civile tutta ha riscoperto proprio in questi giorni con il suo sacrificio. E torniamo in città a Salerno per parlare ancora di cronaca, perché prosegue il monitoraggio da parte dei carabinieri della Compagnia di Salerno in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. L'altra sera i militari hanno tratto in arresto il 43enne salernitano CG, queste le iniziali, residente nella zona di Fratte, a seguito di diversi elementi informativi che portavano al sospetto di spaccio da parte dell'uomo. È stato fermato e perquisito con una perquisizione che poi è proseguita nell'abitazione, dove i carabinieri hanno sequestrato 16 grammi di cocaina, 14 di hashish, oltre a 3 bilancini e materiale per il confezionamento. Il 43enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. E ci occupiamo ora di economia. Boom di visualizzazioni per il talk online organizzato da Banca Campania Centro dal titolo Super Bonus 110%, un'occasione per famiglie ed imprese. Un parterre di relatori composto da esperti della banca e presidenti degli ordini professionali ha chiarito gli aspetti più significativi, i vantaggi e le opportunità relative all'agevolazione prevista dal decreto rilancio. Boom di visualizzazioni per il talk online organizzato da Banca Campania Centro dal titolo Super Bonus 110%, un'occasione per famiglie ed imprese. Un parterre di relatori composto da esperti della banca e presidenti degli ordini professionali ha chiarito gli aspetti più significativi, i vantaggi e le opportunità relative all'agevolazione prevista nel decreto rilancio per la riqualificazione energetica degli edifici e per la rigenerazione delle città. Sono intervenuti il presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo, il direttore generale
posto salvati, il presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, Salvatore Giordano, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, Michele Brigante, il presidente del Collegio Provinciale dei Geometri di Salerno, Felice Di Salvatore, il responsabile dei crediti speciali Banca Campania Centro, Paolo Vitolo, la responsabile ufficio tributario Gruppo Bancario Icrea, Rosaria De Michele. Ci troviamo di fronte a delle novità assolute, sia dal punto di vista dei tecnicismi da adottare, sia dal punto di vista proprio della modernità del sistema che viene instaurato. E soprattutto ritengo che sia una spinta importante, come appunto accennato, per i cittadini italiani ad avere attenzione particolare all'ambiente e soprattutto attenzione particolare a tutto ciò che può essere risparmio energetico. Sappiamo il mondo in cui viviamo e quindi se riusciamo a coniugare l'attenzione per l'ambiente, per il risparmio energetico, con l'attenzione per l'edilizia, per le costruzioni e per i luoghi dove abitiamo, ci troviamo proprio nella situazione ottimale. Noi come Banca Campania Centro, più che stare vicino sempre, costantemente ai nostri soci, ai nostri clienti e dare tutta quell'assistenza che è necessaria, abbiamo messo a disposizione un ufficio ad hoc per questo tipo di operazioni, non possiamo fare. Rimaniamo comunque sul pezzo e siamo sempre presenti sul territorio proprio perché sono convinto che noi siamo una componente importante del tessuto socio-economico delle nostre zone. Banca Campania Centro punta sulla corretta informazione. Assolutamente sì, punta sulla informazione che ovviamente deve essere corretta. Il super bonus, eco bonus sono delle opportunità evidentemente per chi è coinvolto direttamente ma anche per chi viene coinvolto indirettamente, perché non dimentichiamoci che l'edilizia costituisce sempre un volano importante per l'attivazione dell'economia, quindi in un momento come quello attuale avere questa opportunità è qualcosa evidentemente di straordinario. Siamo molto soddisfatti, è una di quelle norme più interessanti che ci sono perché coinvolge i commercialisti ma soprattutto i professionisti a 360 gradi, quindi sia i tecnici, ingegneri, architetti, geometri, che è la nostra categoria. Probabilmente più quella dei tecnici, noi siamo interessati in particolare per la parte che riguarda il visto di conformità. Facciamo un plauso per una normativa che dovrebbe creare produttività, dovrebbe creare un volano insomma per un po' per tutti. Sono molto contento che ci sia una realtà del territorio che poi pensa al territorio stesso. Io naturalmente sul 110%, in particolare per quanto concerne la cessione poi della detrazione, quindi il credito imposta che viene dato a terzi soggetti, cerco di coinvolgere banche che però sono locali, perché ritengo che solo in questo modo possiamo crescere tutti, dalle imprese ai professionisti alle banche stesse. E parleremo di sport, di calcio, ma in modo particolare anche di pugilato, perché in tanti ieri sera hanno seguito sul ring il salernitano Dario Socci, ma lo facciamo tra poco, subito dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo. In collaborazione con... Accendi la cultura con Tecnoscuola. L'università è a casa tua con l'innovazione dell'università telematica. Iscriviti ai corsi universitari con soli 1.500 euro annui e con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. E poi corsi di formazione REC, OS, RAC, operatore per l'infanzia e inoltre scuola per estetista, biennio e specializzazione. Tecnoscuola è a Battipaglia, Fisciano e Salerno. Tecnoscuola.it. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo.
E siamo alla pagina dello sport. Come dicevamo, Dario Socci non è riuscito a conquistare il titolo italiano di pugilato nei pesi welter. Ieri sera il pugile salernitano è stato sconfitto ai punti dal campione in carica Loriga sul ring di Mantova. Socci ha combattuto però con grande determinazione, pagando un momento di appannamento nella fase centrale del match. Ci riproverà di sicuro molto presto. Sentiamo. Sconfitta ai punti per Dario Socci nel match valido per il titolo italiano dei welter. Dopo 10 riprese di grande intensità che hanno regalato un incontro senza tatticismi e senza risparmio di energie da parte di entrambi i pugili, il campione in carica, il calabrese Loriga, è stato premiato da 2 giudici, mentre per il terzo l'incontro si era chiuso in parità. Socci è partito forte, cercando di mettere in difficoltà fin dalle prime battute il detentore del titolo, che ha accettato la sfida ravvicinata. Il corpo a corpo a tratti è stato davvero durissimo. I due pugili si sono scambiati colpi molto duri senza mai sciogliere la misura. Nella fase centrale del match Socci ha accusato un momento di flessione, lasciando l'iniziativa al campione in carica, ma recuperando nel finale. Nelle ultime 2 riprese poi il salernitano ha dato il tutto per tutto, cercando di aprirsi un varco nella difesa del calabrese al fine di piazzare un colpo risolutore. Loriga ha vacillato ma è riuscito a resistere. Socci è apparso più fresco, come era prevedibile anche in considerazione della differenza di età. Loriga ha ben 12 anni in più, ma il verdetto finale ha dato ragione al campione, che ha mantenuto la cintura. Al suo primo match in Italia Socci si è presentato sul ring con la bandiera granata, dando l'ennesima prova del suo grande attaccamento verso la città di Salerno, che ha fatto il tifo per lui e che lo ha applaudito per il coraggio e la voglia di lottare, e lo aspetta quanto prima per vederlo combattere, magari per difendere quel titolo italiano che di sicuro arriverà molto presto. Ed ora ci occupiamo di calcio. Giorni di tribolazione per Claudio Lotito dopo aver presentato l'aereo che porterà in trasferta la Lazio. Il patron biancoceleste granata ha dovuto incassare la stoccata di un suo calciatore, Luis Alberto, ma anche i colpi della magistratura sul caso tamponi. Un aereo bulgaro per lasciarsi alle spalle grane polemiche. Claudio Lotito ha presentato l'apparecchio che porterà la Lazio in trasferta, volando in Italia ed in Europa, ma per il patron non è un momento felice. Il fantasista della Lazio, Luis Alberto, ha attaccato sui social il suo datore di lavoro. Compra l'aereo con i nostri soldi, ha detto allo Spagnolo, che questa mattina su Instagram si è scusato, ma non troppo, perché ha confermato di aver detto ciò che pensava. Non bastassero le lamentele social di uno dei giocatori chiave dello spartito tattico di Simone Inzaghi, Lotito deve far fronte anche alla vicenda dei tamponi, per la quale la magistratura continua a fare il suo corso. I tamponi effettuati da Diagnostica Futura sono al centro di un'indagine sempre più accurata ed approfondita, che potrebbe estendersi anche a quelli effettuati nei mesi scorsi. Ricordiamo che il laboratorio di Avellino a cui si è rivolta la Lazio è lo stesso a cui fa capo la Salernitana. Il balletto sulla positività-negatività di alcuni calciatori fermati dall'UEFA e recuperati per la gara di campionato col Torino ha fatto finire nell'occhio del ciclone Lotito, che ha provato ad uscire dall'angolo con dichiarazioni ad effetto, con cui però ha finito solo per peggiorare le cose. La Procura della Repubblica e quella federale faranno il proprio corso. Vedremo a cosa si arriverà anche per quanto riguarda i contenziosi che la Salernitana ha in corso con Cerci e Rosina dinanzi al collegio arbitrale. Entro il 10 dicembre si conoscerà il responso per Rosina, con cui è in ballo la questione della mancata decurtazione degli stipendi nel periodo del lockdown. Per quanto riguarda Cerci, che ha avanzato una richiesta di risarcimento per 2 milioni di euro, c'è tempo un mese per trovare un accordo bonario. Non sempre basta volare, a volte, per lasciarsi guai e problemi alle spalle, anzi a terra. E la Serie C non si ferma. Domani la Cavese affronterà il Foggia, sarà il debutto sulla panca dei metelliani del nuovo allenatore, che nei mesi scorsi è stato per qualche giorno il tecnico in pectore proprio dei Satanelli. Sentiamo. A guidare la Cavese domani ci penserà Michele Facciolo, in attesa del successore di Giacomo Modica, che a meno di sorprese clamorose sarà Vincenzo Maiuri. La partita con il Foggia è di vitale importanza per i metelliani, che avranno bisogno di ritrovare quadratura tattica e concentrazione, ma principalmente conterà il risultato. Non vincere significherebbe restare incollati ai bassi fondi della classifica. Si giocherà alle 17:30 a Cava dei Tirreni.
A presentare la partita di domani pomeriggio è proprio Michele Facciolo, il quale, al di là delle voci su un probabile nuovo allenatore per la Cavese, è proiettato mentalmente al solo confronto col Foggia. Non ho parlato con la società, quello che per me oggi vale è il presente. Dopodiché la società prenderà le sue decisioni, ma non è un problema mio. Cioè, a me è stato chiesto di accompagnare la squadra fino a domenica. Il primo a darmi questo compito è stato Giacomo e io faccio questo. Penso alla gara di Foggia, non ho nessun problema, non ho nessun pensiero che mi possa occultare la mente se vinco vado via, se perdo rimango. No, per me quello che conta è la preparazione della gara di domani, il resto poi non mi interessa. Sicuramente contro il Foggia sarà una partita difficile e ci apprestiamo a una prestazione molto attenta, ma comunque sempre con la mentalità di provare a vincere la partita. La probabile formazione della Cavese per domani sarà diversa da quella andata in campo sabato scorso con la Ternana. Russo, Cucurullo e Semeraro, Migliorini, Matino e De Franco, Ovisciak, Favasuli, Senesi, De Rosa e Zedatka. A giudicare da questi 11, l'unico ex che andrebbe in campo dall'inizio sarebbe Claudio De Rosa, il quale tra l'altro ieri ha festeggiato il suo 39esimo compleanno. Russotto sarebbe guarito dal problema muscolare, ma l'idea sarebbe quella di farlo giocare nella ripresa per sfruttare la sua freschezza. Probabilmente non giocherà Nunziante alle prese con problemi muscolari e Nunziante è l'ex giocatore della primavera del Foggia. Impossibilità di vedere l'altro ex Germinale che è attualmente fuori lista, così come impossibile vedere Matera, il giocatore nato a Foggia, perché anche egli è fuori dalla lista. Le convocazioni sono annunciate per le prossime ore. Probabile risposta del Foggia guidato da Marco Marchionni, Fumagalli, Calomboe, Di Ienno, Germinio, Gavazzi e Del Prete, Rocca, Salvi, Dell'Agnello, Curcio e Gentile. Il Foggia, reduce dal pareggio interno con la Turris, ha già riportato 10 punti nelle prime 8 partite giocate, ha quindi il quadro psicologico a proprio favore rispetto a una Cavese che ha solo 5 punti. L'arbitro di questo Cavese-Foggia sarà il signor Ubaldi di Roma 1, assistito dai guardaline Bartolomucci di Ciampino e Regattieri di Finale Emilia. Quarto ufficiale sarà Cosso di Reggio Calabria. Domani al Simone Talamberti il fischio d'inizio sarà dato alle 17.30. Non potrà esserci ancora pubblico a causa delle restrizioni volte al contenimento del contagio da Covid-19 e i tifosi aquilotti aspettavano da tempo questa gara che evoca per loro ricordi non piacevoli, dato che proprio il Foggia 13 anni fa, con un gol all'ultimo minuto, buttò fuori dalla finale playoff proprio la Cavese. Questo è invece l'11esimo turno del campionato di Serie C Girone C, con 2 partite rinviate, Avellino Monopoli e Bisceglie Casertana, a causa di numerosi casi di Covid-19 riscontrati nelle file del Monopoli e del Bisceglie. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni. A me non resta che ringraziarvi per averci scelto e augurarvi un buon proseguimento. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.